Buongiorno principesse, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, nuovo video, nuova acconciatura. Ho visto che l'ultima che ho caricato sia quella da matrimonio in collaborazione con altre quattro ragazze e vi è piaciuta moltissimo, soltanto che alcune di voi mi hanno detto che non riuscivano a completare l'acconciatura perché non avendo i capelli abbastanza lunghi la coroncina non riusciva a fare il giro del capo e appunto arrivare a fermarsi qui. E quindi molte di voi mi hanno detto: ma perché non ne realizzi una anche per chi ha i capelli più corti o comunque scalati? E in effetti ho pensato, hanno ragione, perché quell'acconciatura era forse dedicata di più a chi aveva i capelli sì lisci però medio lunghi. Non avevo calcolato questo piccolo aspetto. E su Instagram poi ho pubblicato delle foto mentre indossavo, mentre avevo questa acconciatura, e tantissime mi hanno chiesto di farne il tutorial perché era veramente molto bella e quindi vi è piaciuta subito. Questa è molto simile a quella che vi ho proposto in precedenza, perché l'inizio è pressoché identico, soltanto che anziché fare una coroncina intorno al capo, l'acconciatura si chiude con una treccia. Io oggi ho fatto una treccia normale a tre ciocche, però potete fare anche ad esempio una treccia a spina di pesce, veramente molto bella, ci vuole tanta pazienza, tanto tempo, mentre con una treccia normale veramente siete pronte in 10 minuti, ma forse neanche, cioè 10 minuti al massimo, se ci riesco io, lo sapete, ve lo dico sempre, ci può riuscire chiunque. È un'acconciatura che mi piace veramente tanto, la faccio quando magari non so come pettinarmi, e l'ho vista, l'ho scoperta da una ragazza carinissima, vi metto qua il suo nickname, che sotto al video della precedente acconciatura mi ha detto: assomiglia molto alla mia, ti va di andare a dare un'occhiata? Quindi sono andata a dare un'occhiata e ho detto: wow, io mi sono innamorata di questa acconciatura, e da quando ho visto quel video la realizzo praticamente tutti i giorni, quindi grazie, ti mando un bacione perché mi hai aperto una porta veramente. E volevo comunque riproporvela rimandandovi anche al suo video, che magari vi metto qua sotto nell'info box, giustamente, perché non ho inventato niente, l'ho vista da lei, ho deciso di ricrearvela proprio perché molto mi hanno chiesto di fare un'acconciatura anche per chi ha i capelli corti e non riusciva a fare quella precedente. Penso di averlo detto circa 20 volte, di aver ripetuto questa frase 20 volte. Adesso vi lascio al tutorial, io spero che l'acconciatura vi piaccia e un bacione. Iniziamo andando a spazzolare i nostri capelli per togliere eventuali nodi. Ora vado a spostare i capelli dal lato su cui voglio realizzare la treccia. Iniziamo la nostra acconciatura, io inizio dal ciuffo prendendo due ciocche e iniziamo ad intrecciarle l'una con l'altra. Quindi porto una ciocca sopra l'altra e quella che lascio cadere la vado a riprendere aggiungendo un'altra ciocca di capelli, per poi andare a sovrapporla all'altra ciocca. Sembra difficile, ragazzi, in realtà è semplicissimo, vi basta guardare il video e capite subito quanto è semplice. Continuo così per tutta la parte superiore dei miei capelli finché non mi rimangono tre ciocche più o meno della stessa misura. E a questo punto possiamo andare a realizzare la nostra treccia. Io in questo caso realizzo una treccia semplice, ma volendo è carino anche realizzare una treccia a spina di pesce, e in questo caso vi serviranno soltanto due ciocche anziché tre. Andiamo a chiudere la nostra treccia prendendo un elastico, possibilmente di un colore simile ai nostri capelli. E ovviamente immancabile la lacca per andare a fissare al meglio la nostra acconciatura e farla durare tutto il giorno. E voilà, la nostra acconciatura semplicissima!
Questa è l'acconciatura completata, mi raccomando, provate a farla e credetemi, è davvero semplice e veloce da fare. Fatemi sapere se vi piace anche sui vostri capelli, se volete altre acconciature, di che genere, per occasioni speciali, capello raccolto oppure no. Insomma, scrivetemi un po' qua sotto nei commenti che cosa vorreste vedere e io vi mando un bacione grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!